Di Maria Teresa Meli Orfini. Dopo la tempesta per Ciani dobbiamo salvare la festa. L'obiettivo coinvolgere Gentiloni, non possiamo fare la Ellie, altrimenti tutto crollerà. Stefano Bonaccini gli ha ripetuto queste parole per giorni. Lo sai bene, non ero a favore di unirmi al segretariato, ma è chiaro che non possiamo andare a confrontarsi, ripete Lorenzo Guerini. Dobbiamo provare a salvare questa parte, ha ribadito Matteo Orfini. E in realtà nessuno vuole lanciare una lancia contro segretario. Lunedì, nella direzione, parleranno tutti i grandi nomi Partito Democratico. Ma sarà il processo di un leader nel vero senso della parola. Piuttosto, un avvertimento. Per far capire a Schlein possiamo continuare così. Dopotutto, anche i bigwig che si sono schierati con segretario dall'inizio pensano troppo diversamente. Nicola Zingaretti, per esempio, si lamenta esiste né una proposta del governo né un'agenda Partito Democratico. E tra i leader ben più autorevoli, l'ipotesi realizzare un piano di garantire rete sicurezza il partito e renderlo al sicuro si sta facendo strada. L'idea questa se Bonaccini candidato alle elezioni europee, forse mirando alla leadership gruppo socialista a Strasburgo, dovrà essere sostituito non solo nella regione ma anche la presidenza Partito Democratico. Un nome circola tra i Dem, sussurrato, perché tiene lontano dai litigi politici e non vuole essere messo in gioco. È quello Paolo Gentiloni. Secondo questo piano B, il commissario europeo la giusta personalità a accompagnare Schlein, un riformista a tutto tondo, dotato una solida cultura governo, con molte relazioni internazionali, eviterebbe ulteriormente lo scioglimento partito. Sarebbe sorta garante tutti. Ma finora questa ipotesi è stata mantenuta nella massima fiducia. Nel frattempo, tuttavia, c'è oggi da gestire. Anche quelli che si sono schierati contro Schlein al congresso non vogliono attaccare il leader in difficoltà. Se fallisci, Democratico fallisce, ammettiamolo, spiega Alessandro Alfieri a un compagno. Desidera linea più determinata da parte dei riformisti Dem. Schlein, che oggi sta incontrando segretariato, continua a garantire garantirò massimo pluralismo. Tuttavia, per evitare dubbio, Bonaccini vorrebbe politica da maggiore protezione alla sua area. Se vogliamo cercare di influenzare l'agenda delle e dare veramente la vita al pluralismo nel Democratico, dovremmo pensare a strutturarci come un'area, ha detto. Ieri in riunione della sua mozione. L'idea è di dare vita a un'area culturale che dovrebbe essere coordinata al Senato da Simona Malpezzi e nella Camera da Federico Giannasi. Un'area corrente, con una data di scadenza incorporata, che dovrebbe eliminare i vecchi componenti. Guerini non si opponeva a questa ipotesi, mentre Orfini sollevò alcune obiezioni. Se la mozione diventa base riformista ampliata, posso essere d'accordo. L'obiettivo è quello di espandere l'area coinvolgendo anche i sindaci delle liste civiche. Non dobbiamo commettere l'errore di trasferirci come